Benvenuti, il nuovo appuntamento di Videolinea dedicato al mondo dello spettacolo e al fare arte in Sardegna. Conosceremo i protagonisti fuori dietro le quinte, visiteremo gli spazi teatrali, i backstage, le prove, poi naturalmente un ampio spazio dedicato all'informazione, speriamo gestito anche grazie al vostro aiuto. Nella puntata di oggi vedremo il mondo del tango, conosceremo questo mondo così importante in fermento e in crescita e poi vedremo gli spazi teatrali, quelli aperti e quelli purtroppo che hanno chiuso i battenti e ancora il live. Dove si fa live a Cagliari, in quali locali? Ma adesso subito la nostra sigla. Benvenuti a Close Up. Close Up che poi significa anche primo piano. E proprio il primo piano di oggi è dedicato a un regista cinematografico che coniuga la sua passione per la terra, naturalmente, a quella con il cinema e per la musica. Il primo ospite di Close Up di oggi è Gianfranco Capiddu e questa è la sua scheda. La storia di Gianfranco Capiddu sembra caratterizzata da due grandi passioni, la musica e la sua terra. Proprio dalla fusione di questi due elementi nascono alcuni dei suoi migliori lavori. Tra tutti Sono se memoria, che dopo 10 anni di teatri sfocerà in un ispirato film documentario dal titolo Passaggi di tempo, un incontro umano ed artistico fra alcune delle migliori personalità musicali della Sardegna. Un vero viaggio con straordinari materiali d'archivio fra l'antico ed il moderno. Da citare anche Il figlio di Bakunin del 1997, tratto da un bel libro di Sergio Azzeni incentrato sulla vita di Tullio Saba in una meravigliosa Sardegna degli anni 30. Ed è ancora l'isola, siamo negli anni 50, a fare da palcoscenico ad una delle sue prime opere, Disamistade, del 1988, che dà spazio al tema, tragico e per certi versi attuale, delle faide familiari. La prima puntata di oggi si svolge qui, in questa ambientazione, è l'Ex Ma, siamo nel cuore di Cagliari dal 1993, questa struttura ospita la cultura in generale, un centro polivalente dove troviamo musica, arte, spettacoli e quant'altro, soprattutto naturalmente il periodo estivo all'esterno, ma all'interno invece visiteremo una bellissima mostra che si chiama I colori dell'estasi. Come annunciato, eccoci al bar dell'Ex Ma per incontrare il personaggio di oggi che ci guiderà attraverso tutto il corso della nostra puntata, Gianfranco Capiddu. Benvenuto Gianfranco, grazie per averci dato l'invito di Close Up, benvenuto alla nostra trasmissione. Allora, tu hai iniziato, se non sbaglio, come tecnico però, tecnico audio, molto tempo fa ti sei prima laureato al DAMS, mi pare di ricordare, no? Sì, io ho studiato musica al DAMS, quindi diciamo la mia formazione musicale. Poi per un periodo ho fatto l'etnomusicologo. Mm-hmm. Passione che conservi perché si vede anche nei tuoi film. Da lì praticamente abbiamo iniziato per dei lavori di etnomusicologia a lavorare sulle danze orientali, il teatro orientale, per cui io lì lavoravo sulla musica e automaticamente facevamo dei documentari per poter insomma studiare meglio queste cose, soprattutto in Oriente. La tua passione per il cinema nasce quando e poi con che cosa? Quale film quale serie di film ti ha portato alla... Ma guarda, è un mix strano, perché sicuramente la passione per il cinema nasce da ragazzo qui in Sardegna, coi cicli della Cineteca Sarda e coi cicli di Guido Baldi. Per cui con quel cinema, che era un cinema se vuoi anche molto americano, coi western soprattutto, dove probabilmente vedevo anche una relazione venendo da Sevilla, un paese di cavalli. Per cui praticamente l'immaginario, lo spazio aperto, il senso della frontiera in qualche modo era presente anche nella mia quotidianità, nel paesaggio sardo dell'interno. Proprio questo è stato forse, diciamo, il primo nucleo della passione. Poi, diciamo, una passione più consapevole è arrivata dopo con le esperienze teatrali a Roma, legate soprattutto al cinema shakespeariano, per cui legate al cinema di Orson Welles, al cinema Lawrence Olivier, eccetera, per cui legata è quasi a una tradizione, diciamo, di tipo teatrale applicata al cinema. Ti ritrovi in questo cinema di adesso? Tu sei giovane, ma insomma, comunque hai vissuto un po' un percorso cinematografico abbastanza complesso. Fino adesso
dove il cinema che vediamo nelle sale non sempre è di grande qualità, anzi spesso vengono privilegiati dal grande pubblico spettacoli non sempre di grande livello. Quando io ho iniziato a fare questo mestiere c'era ancora una forte professionalità nelle maestranze, nei tecnici, negli elettricisti. Credo che pian piano questo mestiere si sia andato un po' perdendo, nel senso che prima il cinema, almeno quello che ho conosciuto io, era molto da gavetta, cioè io ho iniziato bisognava facendo una trentina serio. Di film come tecnico del suono, per cui ho visto proprio all'opera dei grandi registi e pian piano si diventava aiuto registi o assistenti e poi si arrivava anche alla regia. L'aspetto tecnico era molto diverso, adesso ci sono nuove tecnologie che portano a far cinema anche gente sì, che però non le ha tecnologie, una grande... sai, in realtà sono anche una fregatura, perché apparentemente appunto. Si può fare tutto in maniera molto semplice, molto immediata, tecnologicamente digitale, certo. Facile col digitale, però il linguaggio è sempre il linguaggio, per cui poi si tratta di riprendere delle cose, di montarle, di dare un'emozione, per cui il mezzo è come al cinema muto, insomma, questa è il passaggio, insomma. Esatto, è un passaggio. Continuiamo la nostra chiacchierata, però ti porto a fare un giro all'interno della mostra. No, volentieri. Allora Gianfranco, ci vediamo adesso insieme, un servizio, perché Close Up, come detto in apertura, si occupa di tutto quello che fa spettacolo in Sardegna. Questa volta, ma andremo anche in altri posti dell'isola, siamo a Cagliari e vediamo gli spazi dedicati alla musica in Sardegna, dove ascoltare musica live, rock e quant'altro. Vediamo. Si chiamano Spazio Newton, FBI, Transilvania, Old Square e Bodeghita, ma sono solo alcuni dei locali che animano la Cagliari by night per la musica dal vivo. Cominciamo da là, come Ampurias. Italo, che locale è l'Ampurias? L'Ampurias è un locale che è nato prima di tutto nel 1992, se non sbaglio, insieme a tanti altri in quel periodo usavano molto i circoli privati. I want you to get together. Ultimamente facciamo musica dal vivo ogni mercoledì, ci prepariamo ogni tanto anche dei reading letterari, siamo parte integrante anche del festival che si svolge ogni anno qua in Piazza Savoia, qua alla Marina, che si chiama Marina Caffè Noir, appunto, che ha due sessioni, diciamo, quella estiva e quella invernale. Fabrica nasce nel 96 come sala biliardi, poi nel 2000 abbiamo fatto una separazione del locale e quindi abbiamo il locale notturno che è prettamente conosciuto come Fabrica e poi la sala biliardo. Generi di musicali che si fanno qua al Fabrica, diciamo che spaziano dal rock al metal, al lounge, abbiamo ospitato in qualche occasione anche dei concerti di jazz. L'Orange nasce circa un anno e mezzo fa, a novembre dell'anno scorso, è nato dalla collaborazione mia e di Pietro, che è il mio socio. Stiamo cercando di dare un'alternativa a quello che è il panorama musicale a Cagliari. Infatti la domenica abbiamo deciso di fare una sorta di domenica acustica, l'abbiamo chiamata, perché i musicisti appunto suonano in acustico. Noi facciamo solitamente musica dal vivo il mercoledì e abbiamo un'impostazione prevalentemente prettamente rock e metal.
Però ripeto, abbiamo già fatto dei concerti jazz, abbiamo in programma di fare delle serate il martedì che saranno improntate appunto su questo genere. Che abbiamo in questo locale solitamente facciamo un po' di jazz, molta roba etnica, mi piacciono molto cose particolari, molto acustiche, diciamo che chiaramente faccio suonare le cose che piacciono a me principalmente. Ci può essere una collaborazione tra locali, anzi ci deve essere. Noi ne siamo un esempio lampante, nel senso che noi d'estate facciamo, diciamo, abbiamo il giardino all'aperto, perché qua in Piazza Savoia ci riversiamo con i nostri tavoli e ugualmente ogni mercoledì e anche qualche altro giorno della settimana facciamo musica dal vivo insieme a altri due locali, con il Manamana e il Bar Savoia. Sono sicuramente più bands sia come numero e anche come qualità rispetto a 20 anni fa, anche per il fatto che comunque ultimamente ci sono comunque sia più locali e anche più sale prove, per cui i gruppi possono comunque provare, migliorarsi e quindi entro certi limiti qua Cagliari emergere. Qua la zona, voglio dire, è veramente cambiata. Chi ha conosciuto quel periodo forse lo sa. Adesso è molto cambiata. Stiamo crescendo, dovremmo crescere ancora di più però. Avanti! Scarpe da Napoli, prodotto industriale autarchico. Il Duce non dimentica chi lavora per la patria. Stavamo parlando prima, Gianfranco, delle nuove tecnologie che possono o meno aiutare il cinema. Dal tuo punto di vista, la possibilità, che è un po' alla portata di tutti, di realizzare un corto, un film, secondo te ha fatto bene al cinema oppure ha, diciamo, abbassato il livello in generale? Ma guarda, cioè io credo che per dei ragazzi avere la possibilità comunque di sperimentare dei linguaggi, di poter girare, di potersi mettere alla prova sia sicuramente un bene, questo delle nuove tecnologie. All'interno di una struttura, diciamo, cinematografica nazionale, quindi di un grosso film, il mezzo con cui riprendi è molto meno importante dell'impalcatura di produzione rispetto alla storia, ai costumi, a che tipo di attori puoi avere, a che tipo di location puoi avere. Cose, per cui l'insieme delle cose è una cosa anche, diciamo, che è relativa a questo, non è una cosa che proprio la nuova tecnologia ti aiuti più che tanto. Il vero salto è stato fatto per l'edizione, per tutto quello che viene dopo. Montaggio, il girare, perché il montaggio oggettivamente ha reso molto più facile, molto più anche semplice. My true love was true.
the child, smoke gets in your eyes. Quello che mi ha sempre colpito nella tua produzione cinematografica è il rapporto molto stretto con la musica. Tu hai detto che hai iniziato occupandoti proprio anche di musica, hai un fratello peraltro che è un valido musicista, e il rapporto con la musica lo si vede nei tuoi film in modo molto stretto, soprattutto ovviamente in Sono se memoria, ma anche negli altri. Mi chiedevo che importanza abbia la musica, e poi se il processo tuo creativo parta dalla musica oppure parta dalle immagini, e che importanza può esserci nella loro coesistenza, insomma. Ma guarda, praticamente essendo un ex musicista, la musica è qualcosa che mi accompagna, diciamo, in maniera naturale. Per cui le volte che sono riuscito ad avere un, come dire, almeno dal mio punto di vista, una buona sintesi tra immagine e musica, sono le cose che in realtà mi è piaciuto più fare. Mm-hmm. La musica non viene prima del film, insomma, però c'è da dire che un certo ritmo di natura musicale è quello che probabilmente mi fa girare in un certo modo. Quindi suggerisce un modo di, sì, di azione. Che direi, per esempio, nel jazz c'è, cioè, l'improvvisazione, eccetera, così come nel cinema devi riuscire, una volta scelti i luoghi, che per me sono estremamente importanti, le quindi location, la location, gli ambienti, soprattutto gli esterni, ma anche gli interni, dopodiché devi lasciare un po' la porta aperta perché possa capitare qualcosa, mm-hmm. possa succedere qualcosa che si improvvisa lì. Il Teatro delle Saline è stato inaugurato nel 1931 ed è un teatro dell'OND, Opera Nazionale del Dopolavoro, che era quegli enti che nel periodo fascista facevano sì che i lavoratori di determinati settori si costruissero il loro spazio del dopolavoro. È diventato solo uno spazio privato, spesso venivano qui ad allenarsi nei giorni di pioggia i giovani calciatori della scuola calcio. Il Teatro delle Saline è molto bello, ma a detta veramente di tanti, perché ha una sua modernità grazie al fatto che la Sardegna era una colonia, per cui lo stile liberty in cui è fatto è un liberty povero. Nelle colonie in genere poi si facevano delle cose che erano basate sul modello originale, ma con molta povertà. E questa povertà è una delle, in realtà, delle ricchezze del Teatro delle Saline, che lo rende così affascinante. Oltre alla sala che abbiamo curato nel loro particolare per portarla, diciamo, agli antichi splendori, abbiamo curato molto il palco, perché il teatro è anche uno spazio per gli attori. Il palco aveva una profondità di 6-7 metri che sì, permetteva, diciamo, dei comizi, diciamo, nel periodo fascista. Oggi invece è uno spazio, il più grande della città dopo l'Ente Lirico, per la messa in scena. E uno dei nostri vanti è anche quello di aver ospitato i mitici attori dell'Opera di Pechino, conosciuti, diciamo, in tutto il mondo per la loro particolarità e anche perché hanno ispirato tutto il teatro moderno da Brecht in poi. Questa è la nostra biblioteca, specializzata ovviamente in libri e video teatrali e anche cinematografici d'arte, che è uno spazio, diciamo, molto frequentato. Attualmente abbiamo in corso una stagione per i bambini, una scelta dei bambini per il teatro che a noi che facciamo quest'arte non può che fare piacere.
Ecco, siamo al Teatro Alfieri, come potete vedere è una sala accogliente, molto confortevole, fatta a ferro di cavallo, ha i suoi anni perché è un cinema che è nato negli anni 50, attualmente sono 500 posti a sedere, attualmente facciamo 65 recite in stagione, più un'altra quarantina di produzioni del Teatro Stabile della Sardegna. Il Teatro Stabile della Sardegna ha avuto qui diciamo una sede fondamentale per il riconoscimento appunto della stabilità, era esattamente l'anello mancante per poterci agganciare appunto a questa categoria, diciamo che in Italia vede 16 teatri complessivamente, teatri stabili di interesse pubblico ancorché privati. Sappiamo tutti che Cagliari prima aveva tre teatri importanti, che poi con la guerra è stato bombardato, che gli incendi eccetera, quindi improvvisamente si è vista privata dei suoi teatri importanti. Il Teatro Massimo è stato utilizzato fino al gennaio dell'81, dopodiché è stato chiuso. Il Teatro di Sardegna ha lavorato anche nel Teatro Massimo, si faceva prima la stagione di prosa e quindi proprio per sopperire a una domanda che evidentemente c'era nella città è stato utilizzato da quegli anni lì, dai primi anni 80, il Teatro Alfieri. Attualmente il pubblico della stagione è addirittura cresciuto, andando un po' in controtendenza rispetto alle altre città italiane, è aumentato di ben il 7%, siamo passati a circa 28.000 presenze e quest'anno supereremo le 30.000 presenze in 65 recite. E più il lavoro diretto delle produzioni del Teatro di Sardegna che si fermano qui all'Alfieri per circa 40 giornate l'anno. Noi siamo partiti appunto da tanti anni, nel 73, e quindi abbiamo fatto varie fasi del nostro sviluppo. Lì è appunto l'immagine dello spettacolo con Raff Vallone, che era Luci di Bohème, poi abbiamo fatto uno spettacolo con gli attori del Teatro di Sardegna e in particolare Pinter, che ha avuto diciamo, il riconoscimento dello stesso autore, il maggior commediografo vivente. Quindi qua c'è un po' la nostra storia, simbolicamente noi affrontiamo, diciamo, facciamo vedere un po' simbolicamente da queste foto che quell'excursus che c'è stato nella nostra crescita. Qua c'è anche il bar che abbiamo chiamato Alfieri Caffè, c'è un palco dove si esibiscono dei gruppi musicali, dove si fanno dei reading, dove c'è attività appunto tutte le sere. E quindi questo fa praticamente da collante rispetto all'attività principale, che ovviamente è quella che si svolge nella sala. Ecco, tutto questo per adesso funziona molto bene ed è naturalmente un modo per essere presenti nella città in maniera significativa. Abbiamo parlato dei tuoi film, partendo naturalmente da Figlio di Bakunin, Sono se memoria, però
Hai realizzato da poco un progetto importante per la RAI che si chiama Crimini, il progetto che riassume tutti i lavori di tutti i registi, di tutti i registi che sono stati coinvolti. Questo progetto sembra essersi arenato da un punto di vista della messa in onda. In realtà cosa è successo e quando verrà riproposto? No, ma una roba che ho imparato a essere abbastanza normale in televisione, cioè la programmazione, c'è questa specie di parola d'ordine che adesso è la controprogrammazione, per cui praticamente la controprogrammazione fa sì che tu sei previsto per essere programmato il mercoledì, poi magari la rete avversaria in qualche modo fa un programma forte, per cui loro ti spostano da un'altra parte. Allora lì è successo che semplicemente a noi ci hanno spostato come serie che andava molto bene dal mercoledì al venerdì, e la rete produttiva, cioè la rete fiction, ha deciso di non bruciarli al venerdì, per cui ha preferito aspettare un momento più propizio per far uscire gli ultimi tre film. Non è stata una penalizzazione, ma anzi un modo per far sì che si possa... Sì, certo, noi avendolo fatto ci è dispiaciuto, perché eravamo già annunciati. Anche perché già mancava poco. Con le foto nei giornali, sì, mancavano due film prima del mio. Secondo te c'è un supporto da parte delle istituzioni nei confronti del cinema in Sardegna? Ma al momento attuale ancora sembra che tutto debba partire, cioè c'è stata una cosa importantissima, che è una legge sul cinema, per cui finalmente la parola cinema esiste tra le leggi che ci sono in Sardegna. Però la Film Commission è stata istituita, diciamo che è tutto in nuce, sembra che tutto possa partire da un momento all'altro, per cui ci auguriamo che qualcosa succeda. Comunque c'è la volontà da parte delle istituzioni. Sembra che tutto sia ok, la legge è stata approvata, la Film Commission esiste, i registi ci sono, cosa che non è da sottovalutare, ci sono gli scrittori, perché c'è gente che scrive benissimo qui in Sardegna, c'è una rinascita della scrittura, ci sono i musicisti. Adesso quello che ci auguriamo è che si investa su queste forze sia intellettuali che produttive, perché nasca qualcosa con cui potersi confrontare col mondo. Ecco, il vero pericolo sarebbe fare, che purtroppo la storia della Sardegna dall'epoca dei Fenici e così, fare da portaerei per far atterrare qualcuno che magari da altre parti non ha trovato l'atterraggio. Questo sarebbe auspicabile. Hai parlato di musica, adesso ci facciamo invece un excursus, parliamo di danza, perché Close Up chiude un po' tutti gli ambiti dello spettacolo, e andiamo a vedere invece il tango in Sardegna, quest'arte straordinaria. Tra l'altro emigrati sardi hanno contribuito anche alla crescita del tango, unendosi come forma di dialogo comune agli altri immigrati in Argentina alla fine dell'Ottocento. Proprio lì nasce il tango e poi viene portato in Sardegna. Vediamo il tango a Cagliari. È nato in realtà da un'idea prima, perché eravamo arrivati qua, non avevamo niente, niente veramente. Allora cosa potevamo fare? L'unica cosa che avevamo veramente nostro e alla mano era il tango, quello che facciamo da piccoli. Allora abbiamo detto, mettiamo su qualcosa dove possiamo dare alla gente quello che sappiamo fare, perché lavoro in Sardegna non ce n'è. Allora così è nata questa idea dell'abbraccio. L'abbraccio è veramente quello, un posto dove noi trasmettiamo e diamo a quello che si avvicina, quello che siamo noi, quello che sappiamo fare. Chi può ballare il tango è tutta la persona. Guarda, io ho visto gente molto giovane, di 18 anni, gente di 65 anni che si appassiona, si avvicina per la prima volta. Non fa distinzione di età o di tu sì, tu no. Qualsiasi persona che c'è qualcosa per dire con il cuore lo può ballare tranquillamente. Credo che è una danza che ti compromette con tua vita. Thank you.
non c'è un vero motivo per il quale ho iniziato a ballare tango. È stato un caso, perché il mio attore e regista Pierfranco Zappareddu mi scelse per uno spettacolo teatrale di teatro danza, dove io dovevo ballare il tango argentino, pur non sapendolo ballare. Io facevo danza contemporanea, tecnica Gram, e in quel contesto dovevo ballare il tango argentino, e forse da lì è nata la passione per questo ballo. In questo momento ci troviamo nella sede del Cadavie Teatro, che ci ha messo a disposizione affinché io possa tenere i corsi, che sono qui il mercoledì e il venerdì, dalle 8:30 in poi. Tango Loft nasce nel 2002, è stata un'idea che ci è venuta quando siamo tornati da uno stage ad Alghero. Abbiamo ballato per diversi giorni e ci siamo proprio accorti che dovevamo fare qualcosa in più per dare un'opportunità di ballare a Cagliari, soprattutto il sabato. E tutti i sabato sera ci ritroviamo per ballare. Poi la passione per questo è nata conoscendo, imparando a che cosa volesse dire veramente il tango, che è una vera comunicazione corporale. La cosa più bella del tango è proprio quella di riuscire a incontrare una persona che non si conosce, magari che non parla neanche la propria lingua, eppure si riesce a instaurare un rapporto anche molto intimo, perché è un ballo decisamente molto intimo, e a ballare, a capirsi, a improvvisare e a fare delle cose che danno anche una, veramente emozioni e soddisfazioni. Provocativo, direi io. Provocativo perché provoca tante cose, provoca reazioni nelle persone dal punto di vista fisico, già il fatto di avvicinarsi così tanto a una persona che non conosci, perché il tango, almeno in Argentina, è nato dalla idea del ballarlo con uno sconosciuto, no, con il marito, è più bello ballato con uno sconosciuto. Quindi è provocador, provoca, è provocativo, quindi provoca anche della resistenza psicologica molto grande, perché la donna dice io mi devo lasciare portare da questo che non sa fare niente. Già questo provoca qualche problema. L'uomo dice ma questa chi si crede d'essere? Tante provocazioni al tango. Tutti pensano che provoca, è un ballo sensuale, provocativo a livello sessuale. In realtà è tutto il contrario, crea solo dei problemi tra le persone, problemi anche dei litigi molto forti, soprattutto tra marito e moglie. Però, quindi, per arrivare al sesso col tango dobbiamo aspettare molto, perché non succede mai. E le lezioni si svolgono con una pratica al comienzo de ciertos pasos todos juntos, así como se realiza tipo el baile de grupo, con uno que hace el guía. Y después, piano piano, pasás a bailar con tu compañera y a tratar de meter, ensamblar esta figura que acabas de imparar solo y comenzás a hacerla con tu compañera. Il livello del tango a Cagliari è riconosciuto come un livello alto, decisamente alto, ma probabilmente perché la gente, immaginando di non avere possibilità di confronto con altre città, almeno non facile, studia molto, mentre in altre città avviene la facilità di poter esercitare e così si studia poco e si vede subito la differenza di energia e di tecnica che si mette nel tango. La filosofia del tango io direi che la possiamo ritrovare dentro di noi. Tutto sommato ci mette in discussione tutto sommato questa danza, perché ci mette in uno stretto contatto con una persona che non conosciamo, con il quale dobbiamo ballare, e in quel momento dobbiamo trovare un'intesa per poter ballare assieme. Ecco. Questo diciamo che diventa poi una filosofia, e così come sei nella vita poi alla fine ti esprimi nel ballo. Se sei timido,
forse ti aiuta così a essere un po' più intraprendente. Ecco, la filosofia del tango direi che è questo, proprio la volontà e il desiderio di incontrarsi. Adesso visitiamo l'ultima parte della nostra mostra in quella che si chiama La Torretta dell'Exma di via San Lucifero a Cagliari. Perché secondo te un posto come l'isola, come la Sardegna, influenza così tanto la creatività che qui viene prodotta? Ad esempio il cinema sardo ha un legame strettissimo con il luogo. Ma io credo che sia soprattutto una questione di luoghi, cioè comunque è uno scenario che costringe a fare i conti, i personaggi che tu puoi immaginare qui in Sardegna per una storia ti costringono a fare i conti con l'ambiente circostante, per cui il tipo di ambientazione influenza un po' le tue storie, influenza il modo di girare, per cui forse una sensibilità all'ambiente è comune un po' a tutti quelli che fanno cinema in Sardegna, perché l'ambiente in realtà cambia i caratteri delle persone, li mette in relazione con un modo di essere che è diverso da se fosse una grande città o una metropoli o una campagna sanese, per cui questo tipo di comunanza genera forse quello che può impropriamente essere chiamato una specie di stile, che in realtà non c'è, perché ognuno ha le sue storie, le sue poetiche, ma forse l'attenzione all'ambiente è un tratto comune. Hai mai pensato invece di fare una storia urbana in una città qualunque basata invece su una sceneggiatura forte e su un'impronta che prescinde dall'isola? Fare una distinzione tra le cose che proprio ho scritto io e che amo in qualche modo, quindi che mi sento di, certo, di poter dire sono cinema proprio d'autore, e quelle che possono essere scritte da altri. Per cui nel caso di questo giallo, scritto come soggetto da Marcello Foisa e sceneggiato da Giancarlo De Cataldo, è una storia tipicamente urbana, cittadina qua di Cagliari. Che potrebbe essere ambientata ovunque? Potrebbe essere ambientata in qualsiasi città, ma il fatto di essere ambientata qua gli dà un sapore completamente diverso, perché la città di Cagliari è un posto che chiaramente ti ispira un certo tipo di ambientazione, un certo tipo di taglio di inquadrature, della luce, per cui in qualche modo anche questa ha una sua originalità, ecco, forse risolta in un'altra città avrebbe una dinamica diversa. Cultura e spettacolo come elemento di crescita sociale ed economica, ma non solo, fonte di attrazione per un turismo sempre più esigente. Noi di Close Up siamo andati alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo di Milano, per capire l'importanza dei grandi eventi sulla promozione della nostra isola. Sono sicuramente una componente interessante per il turismo, non sono naturalmente l'unica, e vanno però presentate in una platea più vasta rispetto alla nostra città e forse anche alla stessa isola, perché se le manifestazioni sono di carattere internazionale non può essere sufficiente pubblicizzarle in un ambiente locale. Ed ecco che allora anche in questo senso il turismo deve essere un turismo molto più pubblicizzato, soprattutto in occasione dei grandi eventi. Naturalmente non solo grandi eventi di carattere di spettacolo, musicale, teatrale ed altro, ma grandi eventi sono anche quelli di carattere sportivo, per cui mentre per alcune manifestazioni siamo già in grado di poterle svolgere nella nostra città, parlo soprattutto di quelle legate per esempio al mondo dello sport, alla vela, per il quale riteniamo di avere un'importante posizione a livello mondiale, essendo la nostra città o avendo la nostra città il miglior campo di regata al mondo, certamente per la presenza di eventi continui e costanti che si alternano a seconda delle direzioni e che consentono naturalmente di avere questi eventi di grande rilevanza internazionale, ce ne sono tanti altri che sono collegati alle manifestazioni di spettacolo. Per questo la discussione che oggi verte sul dove accoglierli. Avevamo un punto importantissimo che era l'anfiteatro. Oggi, per ragioni che molti di voi conoscono, l'anfiteatro viene posto in discussione come accoglienza rispetto ai grandi eventi. E allora bisogna essere attenti,
a non perdere i grandi eventi che hanno certamente incidenza nel turismo e non perdere soprattutto quella localizzazione che sia importante per chi assiste ai grandi eventi, ma non solo per chi assiste, ma anche per chi li produce, per gli stessi attori e cantanti che sono direttamente interessati alla location, perché questa location non può essere lasciata al caso. I grandi eventi sono anche spesso seguiti con grande interesse dalle televisioni e le televisioni hanno necessità di avere sicuramente il protagonista dell'evento, che sia un protagonista importante, ma certamente la location ugualmente contribuisce a quello che è il successo dello spettacolo. Per questo stiamo pensando, insieme ad altri soggetti che partecipano a questa costruzione degli eventi, soprattutto dei grandi eventi, a delle location che possano essere validamente alternative all'anfiteatro stesso. La separazione, sia nell'amicizia che nell'amore, è la difficoltà ad accettarla. Questo è il tema del nuovo film di Ferzan Özpetek, regista turco adottato da pubblico e critica italiani fin dal suo esordio nel 1997 con Il bagno turco. Saturno è il pianeta che, secondo gli astrologi, quando è contro al proprio segno, porta rotture, cambiamenti, nuovi incontri dai quali si può uscire provati, cambiati e persino migliorati. Proprio seguendo queste atmosfere, il film si muove secondo gli schemi cari al regista, consentendo ad un cast eterogeneo e ben affiatato di rendere la difficoltà di un rapporto d'amicizia nella sofferenza e nella perdita. Siamo andati a sentire il pubblico alla fine della proiezione. Ah, mi è piaciuto molto, una storia molto intima, ci ho trovato anche qualcosa di molto personale che si può trovare un po' in tutte le persone. Moltissimo, mi è piaciuto moltissimo perché è una storia di sentimento, di amore, di amicizia, nel senso lato però, perché anche là il padre che condivide, ha detto bene la cosa, non bisognava condividere, no? Mi è piaciuto moltissimo. Mi è piaciuta la storia, i personaggi, il modo in cui lui gira, insomma, in cui entri nella storia, no? Piano piano, dolcemente. Bello. Il tema sì, certo, ma lo conosce, cioè conosco i film di Özpetek, per cui gradisco e vengo a vederli. Non mi ha deluso come Le fate ignoranti e che bello, magistrale. Ma sono rimasta così anche a bocca aperta da questa Angiolini che faceva la valletta, l'ho ritrovata lì in scene drammatiche, meravigliosamente interpretate. Insomma, tutti, non ma la profondità, il discorso dell'amicizia, di tutto, una bellissima storia d'amore. Sono ancora... No, mi sembra che sia un film troppo legato ultimamente al cinema italiano, mi sembra che Ospite che abbia perso la sua, il suo spirito originario. L'ho trovato troppo italiano come film, a prescindere dagli attori, e poi l'ho trovato un po' ripetitivo rispetto alle fatte ignoranti, come tentativo di ambientazione, anche se questo è un ambiente borghese. La cosa più bella è la fotografia, secondo me. Avevo letto abbastanza su questo film, quindi sapevo che cosa più o meno avrei visto, però rimango sempre comunque molto sorpresa dal lavoro del regista, quindi positivo. Mi gira la testa, non tirare di puntera. Dopo, forza. Dopo, dai, okay, venite. Tutto. Ehi, andiamo a vedere. Dai, prendiamo, occhi bendati. Caccia grossa. Prendiamo. Sei buono, manco a pigliare una lucertola. Sei entrato qui dentro. Sì, lo prendiamo. Dove? Qui, in mezzo al sasso. Sì, aspetta. Voglio vedere ecco come fa a scappare. Non ci arrivo. Dai, ma quanto ci vuole? Ora ci pensiamo a prendere. Anzi, non sta la Sebastiano, eh? Perché non ci provi tu che sei un pastore? Tu ne capisci solo di pecore. Lui forza, che è un pastore dai. Piglia qui dentro. Aio, allora, Sebastiano. Facci vedere. Forza. È noto a tutti che in Sardegna vi è una legge non scritta che ammette fra i propri istituti quello della vendetta. Una vendetta di cui fu vittima lo stesso padre del... Come ti troveresti se, facendo un gioco adesso, immaginando, sai la storia di Mucino che è stato coinvolto da una grossa major, gli hanno dato la possibilità di realizzare un film che poi peraltro è andato anche molto bene. Mi chiedevo come ti troveresti tu in una situazione simile, con una enorme disponibilità di quattrini e con una storia che magari non appartiene alla tua cultura. Da che punto di vista partiresti?
Ma guarda, le storie, secondo me le storie sono belle o sono brutte. Il problema è quello, esatto, il problema è quello. Dopodiché in una situazione di produzione come quella in cui è capitato Muccino conta moltissimo il fatto di saper fare questo mestiere, che è un linguaggio in qualche modo universale. Dopodiché, se la storia ti piace, ti prende, eccetera, è anche bello, come dire, rischiare in posti che non sono i tuoi. Che non sono quelli tuoi di appartenenza. Sì, sì, io da questo punto di vista non penso che sia una cosa che devi essere costretto appunto a girare per forza a casa tua. Certo, qui è tutto molto più familiare, per cui magari può essere anche in qualche modo più naturale fare le cose. Senti, facciamo un'ultima segnalazione, noi ci sforziamo di dare dei consigli, anche tu da esperto di cinema, mi chiedevo se potessi consigliare a casa un film che bisogna avere da amanti del cinema. Oddio. Nella propria videoteca, che può essere veramente un film qualunque della storia del cinema, e invece un film recente che ti è piaciuto da andare a vedere. Ma guarda, allora è difficile con uno, è proprio, è quasi impossibile, quasi, diciamone uno che esatto, la roba dell'isola deserta è difficile. Ma sicuramente uno di questi recenti che ho visto, mi è molto piaciuto sia quello di Scorsese, sia Babel, sia questo qui di Clint Eastwood, per cui trovo che ancora una volta diciamo la nomination, in questo caso all'Oscar, ma anche nei nostri Davide Donatello, eccetera, sia la cosa, il premio migliore, perché poi quando arrivano cinque film così diversi tra di loro, tra quello di Clint Eastwood o Babel, sono proprio mondi diversi, mondi dire è meglio questo, è meglio quest'altro, è una questione assolutamente ridicola. Insomma, invece quello film succede del passato, in assoluto uno dei migliori da consigliare, da avere. Ma a me tra i film che tecnicamente, prima parlavamo di tecnica, quindi di maestria di girare, uno dei film che trovo straordinario e che mi ha molto emozionato quando l'ho visto per modo di girare è sicuramente L'infernale Quinlan di Orson Welles. Sì, assolutamente, quello da un punto di vista tecnico è uno dei film che io amo di più. Va bene, grazie allora Gianfranco per questo, è il tuo consiglio finale, ma grazie per tutta la chiacchierata che ci siamo fatti. Grazie e per essere a voi, stato il primo ospite di Closer. Per aver avuto la possibilità di vedere questa bella mostra. Grazie tante, alla prossima. Ciao. Vi segnaliamo alcuni appuntamenti scelti per voi dalla redazione di Close Up. Mercoledì 2 marzo, alla Fiera di Cagliari, Daniele Luttazzi in Barracuda 2007. Sempre a Cagliari, all'Auditorium del Conservatorio, Alessandro Berconzoni. Al Teatro Lirico di Cagliari, Paola Cortellesi. Al T-Hotel a Cagliari, Frank Gambale e Natural High Trio. Ad Alghero, al Teatro Civico, Sergio Camariere. Ed infine a Nuoro, il 31, al Teatro Eliseo, Sergio Camariere.